Chi è Davide Magatti e in che cosa consiste il progetto presentato a Working Capital di Bari? Sono un dottorando dell'Università Bicocca, cioè lavoro presso il Dipartimento di Informatica e il mio progetto riguarda un motore di ricerca intelligente che riesce a sfruttare l'informazione e dai dati ricava argomenti e aiuta l'utente a cercare questi argomenti e a fornire news e tutto quanto può essere necessario alla sua ricerca. Vogliamo semplificare la quantità di dati che esiste in rete, dando all'utente solo informazioni e non il rumore che sta attorno ai dati. Ecco, per quanto ne so è un territorio minato, nel senso che si cerca di costruire un motore intelligente già da diverso tempo, Google ci sta lavorando sopra. Qual è la soluzione che poi, perché la vostra soluzione funzionerebbe? Noi puntiamo un po' più in basso che Google, le nostre idee sono motori di ricerca verticali, ossia per ambiti specifici in cui l'area del sapere è ristretta, tra virgolette. Ad esempio noi proponiamo un sistema per gli studi legali in cui sappiamo cos'è l'insieme del diritto e tutto il resto, quindi riusciamo a estrarre le informazioni importanti da quello e aiutare l'utente a cercare informazioni in quell'ambito. Abbiamo un territorio limitato e su un territorio limitato ma con una quantità sufficiente di dati, più sono meglio è, riusciamo a dare all'utente quello che cerca davvero, senza farlo litigare con i motori di ricerca generalisti come Google o senza farlo litigare con le basi di dati come possono essere le classiche basi di dati per gli studi degli avvocati. Quindi in un contesto limitato la tecnologia è più semplice o perlomeno relativamente meno difficile da applicare, dopodiché voi potete calarla in determinati contesti dove ci sono banche dati complesse che hanno bisogno di maggiore intelligenza. Esattamente, laddove noi c'è un'area che produce documenti, produce informazione, noi possiamo accederci. Questo può essere, come ha detto, un ambito legale, può essere ad esempio un ambito finanziario per informare un investitore privato su quali sono i migliori fondi di investimento o anche ad esempio possiamo avere applicazioni nell'ambito medicale, tra virgolette, ossia dati una collezione di documenti medicali possiamo forse aiutare a cercare delle informazioni, anche se quello è un territorio ben più minato perché i medici sono ben più consci di quello che succede rispetto a un informatico standard. A che punto siete dello sviluppo, tanto per capire quali sono i tempi per avere qualcosa che funzioni? Noi avremo un primo prototipo basato appunto sul paradigma legale per settembre 2010, questo sistema sarà una versione piccola, in cui la base dei dati è piccola per questioni di reperibilità dei dati, ma avrete un'idea di quello che riesce a suggerire il sistema. In particolare potrete fare ricerche sfaccettate, potrete chiedere al sistema di imparare quali sono i documenti che voi normalmente scrivete e avrete anche delle news che vi vengono fornite, avrete un servizio di news push, ossia il sistema vi proporrà le news che davvero contano per voi. Grazie mille. Di nulla, grazie a voi.